Buongiorno a tutti, sono il dottore Luigi Morena, responsabile della unità operativa veterinaria del distretto di Eboli. Allora, l'ASL per i nostri amici cani e gatti è obbligata da una norma regionale ad anagrafarli tutti, cioè tutti gli animali devono essere iscritti in un'anagrafe regionale, che è un'anagrafe online. L'iscrizione avviene anche attraverso l'inoculazione di un microchip che identifica quel soggetto e identifica il proprietario di quel soggetto. Naturalmente, facendo questa inoculazione, guardando il cane, viene anche visitato dai servizi veterinari. L'inoculazione del microchip sull'animale può essere fatto anche da veterinari liberi professionisti mediante pagamento, mentre quando ci si rivolge all'ASL l'operazione è del tutto gratuita, perché la salute dell'animale è una nostra competenza specifica. I proprietari dei cani, qualora abbiano dei cani nati in casa da altri cani che loro già posseggono, sono obbligati entro 60 giorni ad anagrafarli, cioè a portarli al servizio veterinario per fare l'anagrafe. E entro 150 giorni deve essere inoculato il microchip nel cane. Questo, per la verità, vale anche per i gatti. Se il proprietario di un cane cambia residenza, deve andare ai servizi veterinari, perché il cambio di residenza deve avvenire anche per i cani, in quanto trovandosi in una banca dati potrebbero essere trovati in altri posti e quindi ritenuti eventualmente abbandonati. Il cane, quando viene a morte, deve essere segnalato con certificato veterinario ai servizi veterinari e alle ASL, che provvedono ad eliminarlo dalla banca dati. Allora, vorrei fare un appello a tutti quelli che cercano un cane. Nei canili ce ne sono meticci e anche di razze. Nei canili però non possono vivere, perché vivono nel carcere, per cui chiunque ha la possibilità si faccia carico di adottare un cane. Naturalmente, in questi canili i cani vengono dati gratuitamente, quindi non c'è alcun costo per tenere un cane in casa, contrariamente a quanto avviene invece qualora uno si reca nei negozi a comprarlo.